E siamo online! Siamo online! Online! Ecco la sigla! Occhio alla penna! Ehi barone, come ti senti stamattina? Schiarisci la bocca! Dalla caramella! Ce l'hai in bocca! Gambe lunghe, occhi blu, curve che vedi solo in TV, labbra sensualità, il mio cuore colpi qua e là, unghie da pantera, generoso dei conte, canto che pipì la fai che di come me. La pipì fa in piedi come me. Oh! Occhio alla penna! Chioma bionda, così non in su, cedere anche tante che non posso scorrere. Cosce sode, grande scià, sembra appena uscita da un beauty bar. Guarda un po' che bella faccia c'ha, guarda un po' che bella faccia c'ha, che faccia c'ha, che faccia c'ha. Faccia di Renzo Arbore. Arara. Arara. Oggi sta pimpante il barone, oggi ve lo fa, guarda che bella. Ah, occhio alla penna. Wow, wow, wow. Wow, wow. Occhi blu, curve che vedi solo in TV, yeah. Labbra rosse, sensualità, il mio cuore per i colpi qua e là, na na na, da pantera, generoso dei conte, canto che pipì la fai in piedi come me. Eccoci, eccoci, ci siamo. Sembra l'altra domenica con questa canzone. Cioè, nel senso, una trasmissione vecchissima di Renzo Arbore con Gianni Boncompagni. Te la ricordi tu, Raffaele? Sì, sì. Ah, che bello, che bello. Buona domenica a tutti quanti voi. Ben ritrovati da Vittorio Cassinesi. Con me c'è il co-conduttore, il nostro Raffaele. E ovviamente con il barone Girasole, che è sempre presente, la sua voce fuori campo per dire Vittorio Cassinesi. Presente, Raffaele. Il barone, oh, sì, eh beh, quando presenti il barone poi di conseguenza dice la sua. Vai, wow, 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 wow. Who get that? Little San Jasmine, Jasmine. Vittorio Cassinesi, sì, sì, yeah, yeah. Presenta. Perché hai detto Vittorio Cassinesi? Americano, è un intercalare americano che vedi. Americano. E vabbè, allora Vittorio Cassinesi presenta che cosa? Presenta Radio Show. Wow, wow, wow. Co-condotto da Raffaele. Dal vivo, qui in dal diretto. Vivo, proprio, non da morto. Fai con la manina così, così la gente vede che sei vivo. Salute, barone. Raffaele. Con la partecipazione del barone Girasole. Wow, 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 wow. In arte Nicola 78. No, Nicola 78 in arte barone Girasole. Vabbè, comunque una cosa del genere, dai. Allora, barone, buongiorno. Buongiorno a tutti. E auguri. Auguri a tutti gli ascoltatori. Chi festeggia oggi? Facciamo festeggia tanti auguri. Oggi Vittorio Cassinesi presenta Radio Show. E il barone Girasole auguri a tutti gli ascoltatori. Stai bene, bene. E con la sigla Occhio alla penna. Che porta fortuna. Certo, certo. Ole! 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 Occhio alla penna. Ma tu sei sempre pronto, Raffaele? Sì, sì. Sempre pronto. Allora, innanzitutto oggi abbiamo un sacco di amici che si collegano, si collegheranno, che festeggiano il compleanno. Faremo tanti auguri, saluti e baci, se volete intervenire. Basta che voi ci mettete un commento all'interno di questa nostra diretta e noi ovviamente vi facciamo il saluto. Se volete fare gli auguri a qualcuno, fateli scrivendo «Senti, fammi gli auguri a...»
per esempio, a Francesco Zicchezac. Allora, io vado a fare gli auguri a Francesco Zicchezac. Zicchezac si chiama, dai. Eh sì, e perché, perché, e perché? Perché ma non dica del drag. È da tempo che non facevamo una cosa del genere. Senti, allora, dai tempi della radio siamo diventati una radio TV, una web TV, una radio che cosa? È una trasmissione. Ecco, che cos'è il radio show? Vuoi spiegare a parole tue che cos'è il radio show, Raffaele? Spiega, dai. È una trasmissione di salute, richiesta, sì, di auguri. Sì. E consigli per gli acquisti. I consigli per gli acquisti. E a proposito di consigli per gli acquisti, perché non menzionare e ringraziare, consigliare quelli che nella nostra trasmissione fanno un po' la parte del leone. Tu lo sai che cos'è la parte del leone? No, il leone che cos'è? Non Leon di Lardi. Leone, il nostro barone, è la parte del leone, è quella che fa la faccia, la parte forte, no? È un animale feroce. Va bene, leone sa che cosa, meno male, a meno che sa che l'animale è feroce. Allora, e dobbiamo consigliamo le attività, salutiamo e ringraziamo, facciamo velocemente, non vi faccio perdere tempo. Consiglio Armonia e Benessere, centro massaggi di Angelica Ferrante in via delle Tufare 30, Metal Serramenti di Giacomo di Lernia in via delle Tufare 32, sempre a Trani, il fruttivendolo di Mimmo Balducci via delle Tufare 34 a Trani, il grottino Panzerottificio XXL, panzerotti giganteschi del Mario Minerva, panzerottoni fritti per tutti i gusti con pizze di ottima qualità, mozzarella di bufala campana, piazza Domenico Sarro 17, Trani. E poi quello che ci ha fatto fare tardi oggi, indovina che cos'è? Perché abbiamo fatto tardi oggi? Perché abbiamo il materasso Permaflex. Permaflex, caro Raffaele, qui abbiamo sgarrato perché il sonno ci piace, è bello. Poi quando sei bella in materasso, dormire. Signori, io quando vi dico il benessere sta proprio nel riposo, quando uno riposa bene, barone, come si dorme. Permaflex, da quando io dorme la meraviglia, ed è zalozzato. Niente, unirci tra. Comunque, Permaflex, trovate lo showroom in corso al Cine dei Gasperi 19 a Trani, chiamatelo 0883 766 942, troverete Marco, Michele, Giancarlo, Vincenzo, tutti uno staff straordinario che saluto. E poi ancora Isabel Trani di Tutto di Più, intimo uomo, donna e bambino, con prezzi bassi tutto l'anno, con tanti marchi disponibili a Trani in via Postumia numero 2. Ciao Giuseppe Leone. E poi salutiamo il mio amico Domenico Ferreri della Lusmile SRLS, società di servizi, pulizia, sanificazioni, condomini, immobili e tant'altro. Via Giacinto Frangia 16, Trani, con telefono 393-944-6692. E ancora, se oggi non avete preparato niente, oggi che è domenica, non vi preoccupate, abbiamo la gastronomia di Giusi della stazione, che è la Giussi della stazione di Andrea di Lernia. Salutiamo il nostro caro amico Andrea di Lernia, che sta preparando, ha già preparato un sacco di antipasti, primi, secondi, contorni, dolci, tutti da sport. Andate lì, prendete e portate a casa e non dovete preoccuparvi di preparare. Dove si trova questa straordinaria gastronomia? In piazza 20 settembre 10 a Trani. E poi se avete problemi con la vostra macchina, di elettrauto ce n'è solo uno, Lucio di Savino, eh sì, un elettrauto che ha un'officina che offre un servizio qualificato, attrezzature aggiornate, insomma lo trovate in via Giovanni Verga numero 3 a Trani, elettrauto Lucio, c'è anche il mio caro amico Paolo che saluto e tutto lo staff. E poi ancora rivoluzione ricambi di Lorusso Salvatore, vasto assortimento di ricambi usati per tutte le auto con soccorso stradale H24, acquista la vostra auto sinistra strada per la demolizione, tutto garantito. Via Medeo 93. Spostatevi pian pianino, un po' più avanti in Via Medeo e troviamo Elettronica 2000, componenti elettronici, accessori, personale altamente professionale, competente, qualificato, sostituzione pile per orologi, riparazione piccoli elettrodomestici della Ferrari, tutto ovviamente in un'unica sede. Via Medeo 57, Trani, telefono 0883 58 65 49.
E poi, se volete tutte le informazioni della città di Trani in diretta, li trovate sul portale traninews.it, sulla pagina Facebook Trani News. Bene, auguri ovviamente e saluti a questi nostri amici e ringrazio come sempre per la fiducia che ci accordano, ma io vi invito di andarvi a trovare. Bene, Raffaele, vedete, si è rilassata, si è rilassata. Vogliamo far ascoltare qualcosa? Per esempio, ma tu dici sempre, domenica, che cos'è? Domenica è sempre domenica. La 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 la. Tu sai che la cantava anche Renato Rascher, questa splendida canzone? Sì, sì. E vogliamo sentire un po' questa canzone indimenticabile. Buona domenica! Guardalo, ragazzo! Eccolo il nostro! È domenica per i poveri e i signori. Ognuno può dormire tranquillamente, né clacson, né sirene, né motori. Si sveglia la città più dolcemente, perfino il gallo molto premuroso non fa chicchirichì. Ha scritto sul pollaio buon riposo, ritorno lunedì. Senti un po' il ritornello. È sempre domenica, canzone straordinaria. Si sveglia la città con le campane al primo dindon del Gian Niccolò. Sant'Angelo risponde di dindon da. Domenica è sempre domenica, e ognuno appena si risveglierà, felice sarà e spenderà sti quattro soldi di felicità. Bella, bella, bella canzone che rispecchia un po' l'animo di oggi. Domenica è sempre domenica e soprattutto la domenica, quando uno non c'ha da fare niente, tutti i giorni della settimana si lavora, si è impegnato, la domenica va a fare tutto il resto. Deve fare tutto il resto. Tu, Raffaele, hai questa esigenza, cioè di fare tutto il resto? No, no. No, ormai lui mangia e dorme, mangia e dorme, mangia e dorme. Oh, ma com'è che tu mangi e dormi solamente, Raffaele? Come mai? Come mai? E boh. Non lo so, e boh, Sono i pensieri. C'è pazzirti. Vabbè, non ti fare questi pensieri, non fare questi pensieri, dai, fai il bravo, su. Allora, adesso ho visto che il mio caro amico Raffaele mi ha portato dei dischi. Oggi abbiamo utilizzato, anzi utilizzeremo un giradischi per poter far sentire i dischi. Mi fai vedere la copertina? Fai vedere la copertina? Ecco, mettila davanti alla telecamera, qua. Ecco, vai un po' più giù. Guarda un po' così. Ecco, questa è una... Chi sono questi qui, Raffaele? Mi vuoi spiegare? I tiramisù. I tiramisù. I tiramisù. Eccoli qua. Divertente. È una coppia di... cabarettisti napoletani. Credo che questa cosa sia di qualche anno fa, eh? Che anno era quando incisero questo 33 giri? Raffaele, te lo ricordi più o meno? Che anno era? Non c'è il 1000. Non c'è il 1000. Non c'è il 1000. Raffaele, chiedi a mio padre di che anno è questa qua? Che anno è che... Eh, che anno è? No, è più o meno. Allora, ci sono un sacco di parodie. C'è Pronto, chiamate Napoli 081, intervista su Nino D'Angelo, visita medica, pubblicità, Porto Brutto, 190° minuto e La Denuncia, che è un pezzo che andremo ad ascoltare adesso. Adesso vedremo le emozioni che prova il nostro Raffaele mentre ascoltiamo La Denuncia. Raffaele, metteremo solo la tua faccia, guardi. Tu devi fare le imitazioni del personaggio. Siamo pronti per ascoltarlo? Vediamo un po' se parte. Eccolo qua. Ma è chi sull'ufficio dei carabinieri? Ma certamente, accomodatevi. Accomodatevi. Io sto domandando una cosa. Fai la faccia di quello che sta ascoltando, pure. Interessato. Pure. No, fatemi la domanda. Ah, domanda? Ecco, io penso a fare una denuncia. Una denuncia?
Sì. E cosa vi hanno rubato? La macchina? No. La motocicletta? No. La bicicletta? No. Non, signore. Ma loro cosa hanno rubato? La gallina. La gallina. Ehi! La gallina. E che volete fare la denuncia per la scomparsa di una gallina, scusate? No, che non è scomparsa, ma lascia, che lo sanno a rubare. Vabbè, se l'hanno rubata, ma mica potete fare denuncia. Perché no? Che lo sei pure assicurata. Assicurata? Ehi, per 500 uova all'anno. Buona maravalla. È proprio da chi sei? Come l'hai fatta di un uomo? Ma che cosa? Per assicurazione alla palla. Perché veramente sta assicurato? Per furto, incendio, scassa e sinistra. Sono cose pazze. No, sono cose contadine. Allora che faccia fa, denuncia? Facciamo la denuncia. Dunque, lei come si chiama? Lei come si chiama? Come si chiama? Rosina. 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 Strano. Siete sicuri che finisce qua? Sicuro, Marascià. Ma sicuro, sicuro. Ora che sapesse meglio di me, mo. No. Io mi ricordo come si fosse mo. Che quando aveva mangiato, chiamava sempre. Diceva, Rosino, Pirù, Pirù, Pirù. Ma quale Pirù, Pirù, Pirù? Ma chi state parlando? Rosina. Ma chi è Rosina, vostra moglie? Ma qua moglie, Marascià, io sono scatolo. E io sono buatto. Si dice scapolo. E come? Scatolo. Va voi, scapolo. Ma si può sapere chi è sta Rosina? La gallina, Marascià. La gallina? Ma io voglio sapere il vostro nome, no chi della gallina. Dunque, lei come si chiama? Scusate, ma voi volete sapere come mi chiamo io e mi venite a chiedere come si chiama lei? Se giusto. Voi mi venite a chiedere come si chiama lei, io vi dico come si chiama lei, ma non vi dico come mi chiamo io. Per sapere come mi chiamo io, mi dovete dire come mi chiamo io. E vabbè, come mi chiamo io? Che ne so. Ma non, signore, tu, io voglio sapere tu come ti chiami, tu come ti chiami? Cioè tu, io sarebbe. Sì, tu. Io, Pasquale. 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 Bidone. 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 Che schifezze. Ma fai, bidone. Che schifezze. Dunque, bidone. Signor Monnezza. Ho detto bidone. Vabbè, Monnezza, bidone, stiamo là. A dove sei andato a rubare questa gallina? Teneva parcheggiata rindo pollaio. Parcheggiata? Io parcheggio sempre là. Ma chi ti ha pigliato per un camion a rimorchio? Vabbè, comunque sta lontano pure là era casa vostra. Non tanto. E stanotte non ti sentite niente? No, stanotte niente. Ma stamattina mi ha sentito che si hanno rubato. Comunque avete sospetti? No, su le famiglie tenevano frate scemo, ma mi è morto. Ma che avete capito? Avete sospetti nel senso sapisse va coccrun che si è saputo a rubare? No. Sicuro? Sicuro. Vabbè, mi dico una cosa, passiamo un po' all'identificazione. Com'era sta gallina? Com'era? Femmina. Femmina. E che sta giù, capito? Ma la gallina che è colore femmina. Era? Quattro colori. Rossa. 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 Va bene. Dunque, aveva qualche segno particolare? Sì, sì. E qual è? Eccolo qua, faceva l'uovo. Ecco, ah, e allora il segno particolare. No, bravo. Comunque, no. Cercate di descrivermela un pochettino bene, sta carina, per cortesia. A descrizione. A descrizione. Dunque, non teneva baffo, non buttava il lento, non giocava carte, non fumava, Marascià. Ma secondo voi una gallina può fare sti cose? Che adesso stanno certate galline che danno un sacco di vizi. Vizi. Il suo nome va fretta una gallina, non coppa una motocicletta, con casco in capo, che lenta luce. E come fuieva per dire a Carrara, non serrate che la piezza era disgraziata. Possono venire che fanno l'uovo brutto. Ma come state a cucchiare, come state a cucchiare. Comunque sapete che volete fare? Ma già sta fatta mezzogiorno, io devo andare a casa tranquilla e appena così che trovo la gallina va a portarmi fino a casa. Fino a casa? Fino a casa. Buono, ma se fossimo tutti marasciallo come a voi stessimo apposta all'Italia. Non vi preoccupate. Vado sicuro? Vado sicurissimo proprio, non vi preoccupate. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Marasciallo? Ha puntato pepe! Ma si è cotto sta gallina, no? E chiamo bene che mi muore fame! Ando fregato! Grande! I tiramisù! Adesso un po' di musica. Collegando i nostri amici, vediamo chi si è collegato in questa domenica di oggi. Andiamo a dare un'occhiata ai commenti, poi tra l'altro, e salutiamo. Bart Di Pierro, buongiorno a tutti quanti.
Bart, Mo e Cie. Buongiorno a Patrizia Di Cugno, buongiorno a Maria Curci, buongiorno al nostro Mario Riccardi. Dice: buongiorno, hai visto il filmato di Trani che ti ho mandato? Trani è bella, certo che è bella. Sei tu che sei forestiero, cioè sei di Bari, sei a Trani, quindi hai, come dire, usufruito di questa bellezza straordinaria, unica e sola, che io definisco la perla dell'Adriatico, non solo io, ma anche tutti. Lo vedremo questo video, Mario, lo faremo vedere in piccola parte. E poi oggi è San Ciro, mio figlio e i miei nipoti portano questo nome, grazie, tanti auguri, auguri a Ciro, auguri a Ciro da parte di Mario Minerva. E poi buongiorno Vittorio, buongiorno signor Barone e buongiorno Raffaele, che oggi è elegante con quella cravatta. Ah, oh, Raffaele. Buongiorno. Ah, e non ingrassa mai, dice. È pronta la gallina? Sì, è cotta la gallina. È cotta, è cotta. C'è Antonella Carta, una grande Antonella Carta, calciatrice della Trani 80 femminile. Una straordinaria calciatrice, una realtà della nostra della nostra nazionale di calcio, te lo ricordi quando giocava nella Trani 80, sì, le femminucce, sì. E soprattutto erano molto più brave dei maschietti, questo è impossibile negarlo. Allora, devo fare, allora, cosa stavo per fare? Degli auguri, Barone, sei pronto con gli auguri, Barone? È pronto chi parla? è giusto che adesso, prima di fare gli auguri, cercheremo di ascoltare una canzone. Siamo pronti per ascoltare un po' di musica, siamo pronti per dare vita alla nostra trasmissione con quello che è il nostro... Ah, c'è Mimmo Anacondia che si è collegato. Ciao Mimino, buongiorno al nostro Mimmo. E adesso questa canzone che vi faccio ascoltare dalla voce del nostro cantante ufficiale Enzo Laberinto è una canzone dedicata alle galline e agli asinelli, anzi ai quattro ciucci. Buon ascolto! A quattro ciucci e poi gli auguri. Yeah. Quattro ciucci. Sotto basamento. Raffaele, senti che musica stamattina. Ce l'hai. La tara. Al CDO. Yeah, balla Raffaele. Dal studio numero 1 e lo studio numero 2, Raffaele e Vittorio Cassinisi con il Barone Girasole presentano Radio Show. Senti che swing ragazzi, che swing. Dai Raffaele, oggi sei tutti noi. Balla con noi, Raffaele. Balla. Vediamo come balla Raffaele. Exio. A sexy oh yes. La. Vai, accompagna con la musica. Sexy oh. Yeah. Che canzone è questa, Raffaele? Che canzone è questa dei tanti... Tanti auguri! Tanti auguri, auguri a tutti! Tanti auguri a te! Fai vedere come balla, Raffaele, vediamo. Mentre sta suonando la tastiera, ecco, fai vedere che sta suonando la tastiera. Raffaele, guardate come suona bene la tastiera.
ma se vado a vedere la tastiera non ce l'ha sotto le mani. È un personaggio così. Tanti auguri a loro. Oggi chi festeggia il compleanno dobbiamo fare gli auguri. Dobbiamo chiamare, vediamo se riusciamo a metterci in contatto con una nostra amica che porta il nome di Anna. Anna. Anna dei capelli rossi, va. Vabbè, Anna dei capelli rossi. No, Anna Landricina. Io gli ho promesso che gli facevo gli auguri, però voglio anche chiamarla. Voglio chiamarla, voglio sentirla. Se riusciamo a metterci in contatto, perché è giusto che insomma facciamo gli auguri alla persona in questione che oggi insieme a tanti altri amici festeggia il compleanno. Proviamo a metterci in contatto con Anna, proviamo a chiamarla. Sentiamo. Non è una ragazza, è una donna, quindi le ragazze sono un'altra cosa. Le ragazze sono una cosa, le donne sono un'altra. Ma tu sai la differenza tra ragazza e donna, scusa? Prova a capire. Vediamo un po', sta. Vediamo un po'. Se riusciamo a metterci in contatto diretto con la nostra amica Anna. Vediamo se squilla almeno. Sta squillando. Tanti auguri ad Anna. Tanti auguri a te. Pronto? Anna, buongiorno! Pronto, tanti auguri, Anna! Ela! Auguri! Abbiamo Anna al telefono e il videochiamata. Buon compleanno! Non ti sento, Anna. Prova a rispondermi. Mi senti? Pronto? Sta con la mascherina, non si sente. Dove ti trovi in questo momento, Anna, che non ti sento? Abbiamo una comunicazione un po' lenta, un po' rilento. Che è successo? Vediamo un po', disattiviamo il video, magari riusciamo a sentirti? Anna, mi senti? Allora. Ah, ecco. Allora, purtroppo mi trovo in ospedale. Allora, ma se, esattamente, che... mi trovo in ospedale, per questo non c'è molto campo. Ho capito, però se riesci a metterti in una zona con il campo. No, io sto bene, no. Ah. Che è successo? E vediamo, ora mi sposto, vediamo. Vediamo un po' se riusciamo a parlare con Anna. Sì. Come mi senti, Anna? Stiamo facendo un tentativo, chissà magari. In ospedale, qualche altro. Proviamo a richiamarti, Anna, che dici? Anna, mi senti? Anna? Pronto, Anna? Pronto. Proviamo a richiamare, magari si è spostata in una zona che ha più campo. Magari aggancia meglio. E io volevo fare gli auguri alla nostra amica Anna, dai. Giusto perché oggi è il suo compleanno. Gli avevo promesso che oggi è il suo compleanno, gli facevo gli auguri. Ma lavora in ospedale? Non ti posso dire niente. Dobbiamo solamente aspettare che si colleghi e ci dica tutto. Aspettiamo la chiamata, vediamo un po' se riusciamo. Gli avevamo promesso di fare gli auguri, la promessa è debito, no? Tu sai che la promessa è debito, Raffaele. Ogni promessa è debito. Sì. Niente, non riusciamo a chiamarla, mannazza, al peperoncino piccante, come dicono a Napoli. Ah, quello in Calabria. Peperoncino piccante in Calabria. Pronto? Niente da fare. Ragazzi, non siamo capaci oggi di metterci in contatto con l'amica Anna perché è irraggiungibile, ci dice raggiungibile. Vabbè, proveremo più tardi magari. Proviamo a chiamare il nostro amico Saverio Binetti. Saverio, oggi è il compleanno. Saverio Binetti, va. Chiamiamo Saverio. Proviamo a chiamare Saverio. Vediamo che ci risponde almeno lui. Una chiamata video, stiamo facendo. Una videochiamata al nostro amico Saverio.
Eh beh, il momento degli auguri, dobbiamo fare gli auguri, giusto? Eh sì. Tu nel frattempo preparati un altro bel disco, dai, preparati un altro bel disco, così facciamo gli auguri al nostro amico Saveriuccio. Saveriuccio, rispondici, che facciamo servizio auguri radio show. La fai tu, devi, signori, signore, servizio auguri radio show. Ta-ta-ra-ra. Oh, finalmente! Raffaele, Raffaele, fai l'annuncio. Signore e signori, ecco il servizio auguri radio show. Vai. Signore e signori, ecco l'annuncio di radio show. Ho del servizio auguri e questo sto alace. Ma come mai è così? Raffaele, è così. Se non è così, non lo vogliamo. Non lo vogliamo, eh. Allora, siamo in collegamento con il nostro amico Saverio Binetti per il suo compleanno. Buon compleanno, Saverio! Grazie, grazie. Auguri! Ah, grazie, Vittorio. Parlaci un po' di te, Saverio. Parlaci un po' di te. Questo giorno come lo trascorrerai? Che cosa farai? Insomma, dici, dici. Come lo trascorrerai? A casa. A casa con mia moglie e mio figlio solamente. Come si chiama tua moglie? Come si chiama tuo figlio? Se li vogliamo salutare, li possiamo far entrare in campo. Non ci stanno, non ci sto a casa, sono a casa di mio padre. Ah, e fammi salutare tuo padre, scusami. Padre. Mio padre pure. La nonna, sta la signora. Ehi, grazie, signor Binetti! Grazie. Grande signor Binetti, ragazzi! Grazie. Quanti anni c'ha questo giovanotto? Quanti anni? Sono anche come un ragazzino! Sono anche a lui pure! Ciao! Vai, che ci fai là? Che ci fai là? Che ci fai? Il cognato! Ah, che bello canatica te. Sicuramente non ti annoierai, caro Saverio, Non te lo aspettavi, No, no, non sapevo nemmeno che fossi il cognato, Saverio. Hai un altro Saverio in casa, allora, Quanti Saverio? Quanti Saverio? Dragonetti, Saverio. Però aspetta, Saverio, hai Saverio Dragonetti, sì. Dragonetti, e tu sei Binetti, sì. Quindi Etti, due Etti li avete, sì. Due Etti sono mezzo-quint. Due Etti, sai che mezzo-quint sono 200, quindi, sai che 200 grammi hai mezzo-quint? Sì. Bene. Allora, hai detto che si chiama tuo padre, scusami, ho dimenticato il nome. Nunzio. Ah, non l'avevi detto, Nunzio. Caro Nunzio Binetti, miei omaggi da parte del barone Girasol. Barone, aspetta che ti faccio fare un saluto da parte di mio padre. Bagoli, fai l'auguria. Aspetta che tu pezza dai. Ah, 91 anni, Colino. Come come stai tu? Nicola 78. Auguri, Nicola. Usiena Nicola, lo vedi come sta? Auguri, Nicola. Aiuto, ci aiuto. Vabbè, da là costa un attimo. Aiuto, ci aiuto. Cioè, stava a finire. Senti, questa è la trasmissione. Auguri a tuo padre pure. Grazie. Hai letto la notizia di come è nato il 78? Hai letto la storia del 78. Senti, cosa ti ricordi tu del 78? Sentiamo. Ti ricorda tante cose tuo padre. Qualcosa in particolare, dai, facci ricordare un po' qualche bella cosa, dai. Vabbè, andavamo spesso là noi a prendere, a comprare le cose. Ma tu hai giocato? Ma tu hai comprato mai giocattoli? Giocattoli, pure altre cose. Pure altre cose, tante cose. Insomma, 78 ci sei stato. Sì. Senti, Saverio, ho 52 anni. Quanti anni oggi? 52? 52 anni. Saverio Binetti festeggia il suo compleanno con Radio Show, la trasmissione per gli auguri, saluti, visto che ti trovi e ti sta vedendo tutto il mondo, t'avviso. Quindi tutti quanti possono sapere che sei oggi il festeggiato. Oggi verranno a casa tua per chiederti un pezzo di torta. Sì, la casa è chiusa. Come la casa va chiusa? Raffaele, vuoi fare gli auguri a Saverio? Scusa, fai gli auguri a Saverio. Auguri, Saverio! Meno male. Grazie.
Raffaele, grazie. Vai a rispondere al telefono, che ti sta suonando il telefono. T'hai una suonere di merda che non si sente proprio. Ciao, Gamma Style di Psy. Senti Saverio, a parte gli scherzi, chiediamo un po' di, diciamo, raccontaci un po' di te, dai, un po' della tua situazione, della tua vita, cosa fai di bello. La situazione è grave, diciamo, grave, nel senso che sto senza lavoro, manca il lavoro, però si tira avanti. Ma siamo la stessa, siamo sulla stessa barca io e te, eh? Noi non facciamo spettacoli dall'inizio di marzo, siamo praticamente fermi con gli spettacoli, non possiamo. Io sto dal 2018 che sto fermo io. Ma tu quali sono le tue caratteristiche di lavoro? Cosa sai fare? Io lavoravo a Barletta alle scarpe, Nota dolente le scarpe, purtroppo le attività. E poi ci ha licenziato 7 persone a Barletta. Mamma mia. E adesso stiamo così. La situazione drastica in questo momento, davvero sì, è drastica. Insostenibile, sì. Insostenibile. Non si può andare avanti in questa maniera, le attività sicuramente avanti, stanno boccheggiando come tante e purtroppo come tu gli altri hanno questa difficoltà. Senti Saverio, io persone, sì. Non ti volevo appesantire la giornata per il tuo compleanno. No, non ci manca, è stato un piacere. È stato un piacere che mi hai fatto la videochiamata. Certo. Ci siamo sentiti. Ma sono in diretta, visto che sono in diretta, vuoi salutare qualcuno? Vuoi salutare qualcuno in questo momento che ti sta ascoltando, magari che può essere utile per avvicinarti a qualcuno? Sei qualcuno in questo momento? Hai parenti lontani? Hai parenti, non so, in altre regioni, da qualche altra parte che vuoi salutare? Sì. Non ho capito. Hai qualche parente fuori da Trani che vuoi salutare? Ti possono vedere? No, tutti a Trani stanno. Tutti allora, salutiamo tutto lo Tranese, vai! Salutami quel maledetto di Dragonetti accanto che sta con te, tuo cognato. Vecchia canaglia, salutiamo Nunzio. Grazie. Auguri dal barone Girasole. Barone! Auguri! Grazie, Annunzio, grazie a tutti voi. Grazie, grande saluto. Ciao, grazie. Una canzone, vuoi una canzone? Che canzone? Possiamo dedicarti una canzone? No, vedi tu, quello vuoi mettere l'uguale. Va benissimo, uguale. Allora ti dedico la prossima che ti faremo cantare da un cantante. Pensa un po', per te. Ok. Grazie, Saverio. Quale? Sì, Little Tony, quale? Quale? Una qualsiasi, va bene? La canzone riderà. Riderà. Ok, va bene, ci sarà proprio quella, la canzone per te. Va bene? Collegati sulla mia pagina DJ Vittorio Cassinesi e la puoi ascoltare anche adesso. Vai, buon ascolto, ciao. Benissimo, abbiamo fatto una cosa bella, dai, almeno Saverio, contentissimo di questa canzone. Adesso attenzione perché adesso faremo ascoltare la canzone per il nostro caro amico Saverio, ma prima di far ascoltare la canzone vediamo un po' i commenti che sono arrivati, caro Raffaele, che dici? Vediamo un po' se c'è qualche amico oltre a lui festeggia. Salutiamo il barone da parte di Franco Rocchitelli. Ehi barone, ricambio. C'è anche Michele Maselli che si è collegato. Buona domenica a tutto lo staff da Michele Maselli. Ciao Michele, salutami tuo fratello Franco, Gino, che sono tantissimi anni che non li vedo, e soprattutto il mio amico Franco che credo sia a Trieste da qualche parte. Comunque lui penso sia a Trani. Michele sì, lavora nella polizia penitenziaria, quindi salutiamo Franco Rocchitelli, salutiamo il barone Girasole. Voglio lo stesso decoli Festa Grandio. Allora Raffaele, andiamo a vedere i commenti, eh? Ah, bene, dobbiamo fare gli auguri ancora, ha detto, perché non hai chiamato Anna? Beh certo, la chiamiamo, proviamo a chiamarla nuovamente, che ti devo dire, proviamo a richiamare, dai, così almeno gli facciamo gli auguri, gli avevamo promesso di fare gli auguri, povera Cici, proviamo a fare gli auguri, eccola qua, bella ragazza, È una bella signora. Gli facciamo tantissimi auguri a questa nostra amica che ci segue tantissimo. E allora, visto che abbiamo la possibilità di videochiamare, facciamo una videochiamata in tempo reale. Proviamo ancora una volta.
Magari adesso facciamo questa prova e vediamo come va. Chissà se va bene, se va a buon fine la chiamata, eh. Proviamo Raffaele, proviamo. Vediamo un po'. Oh, finalmente abbiamo Anna! Buongiorno! Buongiorno! Ti sento proprio poco. Avvicinati al microfono, avvicinati. Allora, buongiorno, okay. Anna. Come va? Allora. Abbiamo preparato la canzone Tanti auguri, Anna. Grazie Vittorio. Grazie. Ta ta ta. Balla la salsa. Salsa. Con chi sei, Anna? Con chi sei? Con mio nipote che ti saluta. Ciao Vittorio. Ma fammelo salutare. Come si chiama tuo nipote? Luca. Ciao Vittorio, buongiorno. Ciao Luca, buongiorno. Mi raccomando. Come mai questa uscita in ospedale? Qualcosa di serio, qualcosa di particolare? Non può mancare niente, Vittorio, tutto in linea con la situazione di oggi. Benissimo. Allora, praticamente è mio marito che sta in ospedale più di una settimana. Ho capito. E quindi stamattina voleva uscire. Ma non è stato possibile perché il dottore ha detto che deve stare ancora un altro giorno. Capito, una precauzione, vero? È una precauzione, giustamente. Meglio perché così. Perché lui si è già punito che oggi voleva uscire. Vabbè, lui vede la domenica e dice agliassi osche domenica. È il compleanno tuo. Bene, capito? Bene, Vittorio. Vedi, senti Anna, noi siamo qui per chiamarti con il servizio radio show di Tanti auguri. Grazie, simpaticissimi tutti. Grazie. Ti saluta Raffaele, fai con la manina Raffaele. Ma è incredibile. Senti, adesso partirà una canzone di Little Tony Riderà. Vuoi dedicarla a qualcuno? Ma a chi la dedichiamo? A chi la dedichiamo? Ridiamo pure. Dai, ogni tanto fa pure bene ridere, perché alla fine non è che stiamo sempre qui a piangerci addosso. Cerchiamo di fare, come si dice, il possibile per poter gioire di questa nostra vita, ok? Certamente. Bene, mi fa piacere che comunque filosoficamente la prendi meglio di me. Molto meglio. Allora Anna, un saluto a chi lo vuoi fare? Hai parenti lontani che vuoi salutare? Ah no, un saluto particolare lo faccio ai miei figli prima di tutto. Come si chiamano? Stefano, Ettore, Emma. Ciao Stefano, ciao Ettore, ciao Emma. Ovviamente con tutti i familiari annessi e connessi da parte di Anna. Che è presente qui Luca. Ciao Luca ancora una volta e ovviamente ti auguriamo un felice compleanno anche se in questo momento particolare, va bene? Grazie mille. Continua a seguirci perché tra un po' partirà la tua canzone e noi ti faremo ascoltare questa canzone, va bene? Ok, visto che sto in macchina ci vogliamo anche un po' di musica, d'accordo, e sappilo che è solo per te questa canzone. Grazie, ciao. grazie Luca, grazie Anna, grazie, buon compleanno. Ciao. Bene, ciao. Allora, con questi auguri che abbiamo, come dire, inserito nella giornata di oggi, facciamo partire Raffaele, la canzone Riderà, Riderà. Tu falla ridere per me. Che canzone è questa di Little Tony? Questa la dedichiamo anche al nostro amico, come si chiama? Ah, Saverio, che oggi è il suo compleanno. Saverio, sei pronto? Per te. Senti. Perché tu le darai tutto quello che hai. Vediamo Little Tony giovanissimo qua, eh. Perché finché vivrai amerai solo lei.
non farò niente per riportarla da me. Riderà, riderà, riderà. Tu falla ridere perché. Riderà, riderà, riderà. Raffaele, prepariamoci un disco. Ha pianto troppo insieme a me. Anche se soffrirò più di quello che so. Maniero? Ma come lo vuoi mettere? Lo mettiamo il disco. Anche se già lo so che io mi pentirò. Anche se lei per me lascerebbe anche te. Non lo sa nemmeno lui che discrepa. Non farò niente per riportarla da me. Riderà, riderà, riderà. Che lato? Sta preparando i dischi il nostro Raffaele, fai vedere quanti dischi c'hai, dai, così come stai, ecco, mettili sul tavolo, poggia la copertina e c'ha Dottor Alba. No, non c'è bisogno che lo alzi, lo poggi sulla copertina, così, e lo vedono, vedi? Una. Si vede, ecco, uno Dottor Alba, c'ha l'album di Dottor Alba, oh, è mica cotica, roba facile, eh? Due. Poi, che altro c'hai? Due, qua. Due? Ciao, fatti ciao, per ciao. Ballare. Che sono? Mamma mia. C'hai... Te lo fronzo, dai. Aspettiamo. E là? E no, Bungalow. E poi... Permetti un ballo, mettilo dritto almeno, che cavolo, vedono dritto. Oh, bene. No, questo è forte. Poi che altro abbiamo? È forte. È forte, è forte. Permetti un ballo? Permetti un ballo. Permetti un ballo? Ballo. Permette questo ballo? Andiamo. E poi ancora che altro abbiamo? Il tango dello spaccone. Eccoli, usi il tango dello spaccone. Vieni bionda, balliamo questo tango. O spacco tutto. Poi abbiamo Yuri in discoteca. Oh, tutti fisarmoniche io. Fisarmonica. Ma sto disco, dove l'hai trovato? Vado avanti. Sta ballando Raffaele, fatti vedere mentre balli però, eh. Non ti alzare troppo che si vede. Quest'altro disco. Che cos'è quello? Los Muchachos. Tu sei forte. È forte, è forte. Te lo dice lui, è forte. Dirty Dancing, ragazzi, la colonna sonora del film Balli Proibiti. Vediamo che altro sta dopo questa canzone. Ah, c'è Oye Como Va. Oye Como Va. Facciamo vedere il giro di schermo. Sta girando il disco, eh. C'è anche Lonnie Gordon. Gonna Catch You Baby e Oye Como Va. Faccio vedere tutto quello che accade in diretta, in tempo reale, così magari se qualcuno... Ecco, ci siamo approvvigionati di un giradischi, me lo sono rubato in un certo senso da mia figlia Giorgia.
e quindi dovete considerare che rubando la mia figlia ho fatto il furto in famiglia. Quest'altro disco, dai, che mettiamo adesso, dai, che mettiamo adesso, vai con la fisarmonica, vai con la fisarmonica, dai, un disco in fisarmonica, vai Raffaele, attenzione, togliamo questo adesso. Però bello, questo è bello, questo mi piace. JT. Oye, come va? Oye, come va? Come va? Come va? Vediamo un po'. Allora, questo lo rimettiamo a posto. Tutto in tempo reale, tutto in diretta, così potete mettere i vostri commenti, se ci sono delle richieste le facciamo ascoltare. Vieni. Questa è parte. Mettiamo Vito. Qualcosa di allegro per piacere, qualcosa di allegro. No. Questo è allegro? Sì! Vediamo, vai, vediamo se ha ragione. Vediamo. Signore e signori, la richiesta di Raffaele. Sveglia! Signore e signori, ecco qui la balera del nostro Raffaele. Fammi la copertina, Raffaele, dammi la copertina. La copertina del disco, facciamo vedere. Scambiamo le dame. Il barbiere di Siviglia, a balle, Raffaele, a balle. È scatenato Raffaele, è scatenato Raffaele. Senti che musica stamattina! Balla, balla Raffaele, balla! È scatenato Raffaele, è scatenato Raffaele, è scatenato, eccolo qua! Salutiamo Biagio Amazzone che si è collegata. Biagio, salutiamo Franco Maselli al lavoro in Trento, in Trentino Alto Adige. Salutiamo Saverio che dice ci sentiamo e di nuovo grazie per le uni. Ma perché no? Ma che stai a scherzare? Ci ha fatto piacere. Buongiorno Raffaele, buongiorno a Barone da Biagio Amazzone. Oggi stiamo facendo una discoteca in casa. Voilà. Attenzione, si è madame, attenzione. Barone Girasole oggi è pronto. Vai. Chi va, chi va, chi non va? Pure ha ballato tutto questo. Scatenati oggi domenica 31 gennaio, attenzione insieme ad mamma tanta fatta, sapete come facendo basta sticando bella tutta quella calce scendono se cappucciata da mano la riscata. Ah, finalmente un po' di ritmo, che cosa? Grazie a tutti gli ascoltatori che ci avete ascoltato a Radio Show. Bocca la pena. E adesso attenzione. Dobbiamo fare gli auguri. A chi dobbiamo chiamare? Vediamo un po'. Innanzitutto approfitto ancora una volta per salutare
la nostra amica Lucia. Lucia Simone, ciao Lucia, oggi è anche il suo compleanno. Oggi proviamo a chiamare più di uno, così magari vediamo un po' se la nostra trasmissione la facciamo divertente, animata, spensierata, movimentata. Allegrotto. Allegrotto. Devi fare la rima, devi fare la rima. Movimentata, spensierata. Mangiata, una bella mangiata. Una bella mangiata, la mangia, mangia. Ecco, scappetta la mangi. Ma come si fa, Cicoli? Spezzò la mangi. Ma ti rendi conto? Senti, vediamo un po' se riusciamo, prima di tutto, a trovare una bella canzone che... ecco, ho trovato una bella canzone che ci canterà il nostro caro Enzo Labirinto nella collezione di CD che mi ha inviato. Approfitto per... ringraziarlo ancora una volta, mi ha inviato un CD bellissimo con tante tantissime canzoni. Allora lascio a voi la scelta, tra un po' faremo ascoltare e voi ovviamente mi dite. Ieri abbiamo fatto ascoltare Unchained Melody, oggi penso di farvi ascoltare Mosquito. Mosquito penso che sia un pezzo di tutto rispetto e voglio, la mia curiosità mi spinge anche Mosquito. A Mosquito, sentiamo di che si tratta. Com'è Mosquito. Sentiamo però prima di farvi ascoltare Mosquito devo fare gli auguri, visto che la musica che contraddistingue questi auguri, a Pina Porcelli. Ciao Pina, tanti auguri a te. Poi ancora Lucia Simone, Vito Fanelli, ancora una volta auguri a Maria Bitetti, a Vito e Dina Di Cugno, Francesca Musacco, tanti auguri a Francesca Musacco, e la Percorsi dell'Anima, bene bene Francesca, tanti auguri a Vito Di Cugno e tanti auguri anche a Cristina Evora, buon compleanno. Proviamo a chiamare Lucia, io ci proverei, vediamo un po'. Lucia? Sì, proviamo a chiamare Lucia, dai, proviamo a chiamare Pronto? Lucia e vediamo se è in collegamento con la nostra pagina di Facebook. Vediamo. Vediamo. Proviamo. Casa Catalano? Chiamata Lucia, l'amore mia. Solo così possiamo fare una trasmissione. Se no non è radio show, vero Raffaele? Sì. Se no non è radio show. Va bene, proviamo a collegarci con la nostra amica Lucia e vediamo se riusciamo a sentire. Così almeno facciamo gli auguri e sentiamo. Lucia, sei pronta? Una trasmissione come questa non c'è. È Casa Catalano? No, c'è Casa Catalano. Ma non squilla. Ah, è chiamata in corso, sì. Sta provando a squillare e proviamo a metterci in contatto con la nostra amica Lucia. Va bene? Sì, vai. Sentiamo? Pronto? Sì, sta squillando. Sta squillando a morte, sta... Che c'è? No, quello è un'altra cosa, Niente, sta facendo lo squillo ma non risponde. Sta squillando ma non risponde. Lucia, noi volevamo farti tanti auguri a te. Senti che musica rilassante. Bella, attraente. Attraente. Niente, non possiamo chiamare Lucia. Va bene, chiudiamo la telefonata. Chiamiamo a qualche una. Chiamiamo Maria. Chiamiamo Maria Bitetti. Chiamiamo Maria. Vediamo un po' se riusciamo a metterci in contatto con Maria. Per fargli gli auguri almeno, che cavolo. Il servizio di auguri radio show. Pronto il servizio auguri radio show. Capito Raffaele? Sei pronto? No, stavo pensando a un disco di Maria. Babbo, non ti viene. Mannaggia. Proviamo a vedere se Maria risponde. Maria Bitetti, tanti auguri, buon compleanno per il servizio di auguri che mi hanno chiesto di farti da parte di Roberto. Vediamo un po'. Sicuramente avranno da fare, chiaramente ognuno ha i suoi impegni, non è che possiamo disturbare, magari a quest'ora stanno pure a preparare da mangiare.
Che mangi? Che mangi oggi, Raffaele? Il forno. Il forno. Ti metti un forno. Sto forno già mangiato. Ciao Luca Tundo. Va bene, Maria. Maria Pitetti, tanti auguri. Vabbè, sospendiamo la, come dire, buongiorno a Luca Tundo, dice Biagia, mi fai sentire la canzone di Barry White? C'è posto per te. Un pezzo di Barry White non guasta mai, non guasta mai. Vediamo un po' se riusciamo. A sentire Barry White, un Barry White non guasta mai. Sì, che facciamo sentire di Barry White, Raffaele? La sigla dice posta per te. Ecco qua, va bene, vediamo un po' se questa versione di Barry White, che poi è la Love Unlimited Orchestra, vabbè, Love Steam. L'ascoltiamo, non vi preoccupate, eccola qua. Prima di farla ascoltare, la sigla dice posta per te. Posso vedere se c'hai qualche altro disco preparato, Raffaele? Che hai preparato di bello? Allora andiamo con un'altra allegria, dai. Un'altra allegria! Allegria, amici spettatori! Amici di Radio Show, stavo per fare un'altra scelta musicale. Che adesso. Però abbiamo detto Moschito di Enzo Labedinto. Sentiamo che canzone è questa canzone Moschito. Enzo, vai! Ah, un cha-cha-cha, ragazzi! Attenzione! Questo è un cha-cha-cha! Enzo, Moschito, ci fa ascoltare Enzo Labedinto! Dai, ci vuole! Ta-ta-ra. Vai, Raffaele! Io quiero dormir tranquillo, ma un moschito sta volando! Cha-cha-cha! La noche sto riposando, e sto moschito me va a svegliar! Olai-ai-ai! È muy delicata esta forada de las punturas. Elas. Sale la rabiatura, esto mosquito me fa incavolar. Hey. Yo quiero spiccicante, me quiero vendicar. Yo quiero eliminante, te voy a matar. Ay, 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 mosquito. Ay, 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 mosquito. Ay, mosquito. Ce l'ho. Io te voglio matta. Passa un altro disco, vai. Mosquito. Mosquito. Qualcosa di bello. Mosquito. Io te voglio matta. Ragazzi, stiamo preparando un bel tango. Ho trovato una canzone che piaceva tantissimo a mia madre e mio padre. Sta ballando il nostro Raffaele, guardate, a mezzo vento si abballea. Allora. Oggi elegante Raffaele, con la cravatta, Baila Moschito! Baila Moschito! Moschito! Allora, Baila Moschito, e adesso attenzione, stiamo per prepararci, poi Barry White, mi raccomando, Barry White! Barone, senti che pezzo, ti faccio sballare! Chitarra romana, questa sì che è una canzone che porta indietro negli anni. Michele, un saluto a Biagia da parte di Michele Maselli. Chitarra romana, mette un ballo. Raffaele, te lo ricordi sto pezzo? Sì! Ora suona via chitarra! Guardate come si diverte! Questo malandrino! È un malandrino! Suona via chitarra! La 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 la!
che ballerino, che ballerino. Fai il caschè, fai il caschè, fai il caschè. Evviva, evviva. Oh, chitarra romana, bella, bella canzone di qualche anno fa. Boh, quanti anni saranno passati? Questo è un 33 giri di Barry Marr, che ha eseguito queste melodie straordinarie di tanti, tantissimi anni fa. Vediamo un po' se ti riesco a far andare un po' avanti negli anni, eh. Attenzione, Raffaele, guarda un po' di allegria. Se parliamo di allegria, se parliamo di allegria, qui ci vuole una bella polca. Attenzione. Hey! Quanto è bella. Quanto carina. Di 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 di. Il barone, 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 eccolo, barone, vai, 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 barone, ehi, si è scatenato, oggi l'abbiamo proprio reso felice, ah, viva chi balla, e chi non balla pure, tu che ballo, tu che non abbiamo, cosa? No, sa ballo sempre, grazie, grazie, grazie. Beh, adesso un Barry White, Raffaele. Un Barry White, ci vuole, ci vuole. Un Barry White, un Barry White. La richiesta del nostro Raffaele per accontentare chi ha chiesto Biagia, un pezzo di Barry White. Senti? Supposta per te. Ecco, pezzo di Barry White, straordinario. Grande successo di Barry, Barry White, Barry White, vai Barry, Barry White, Barry White, attention monsieur madame, c'è posto, l'apriamo la busta, l'apriamo la busta, Maria, apri la busta, Maria, l'apro, l'apriamo la busta, l'accetto, l'accetto, e ho capito. Se non sono così, noi non li vogliamo, non li vogliamo se non sono così. Devono essere divertenti. Sei proprio divertente. Grande Barry White, però sinceramente vi posso dire che la musica del grande Barry White, la Love Unlimited Orchestra, è stato un periodo bellissimo. Beh, vedete certe immagini che sono state inserite, che ovviamente riportano un po' la vecchia passione del grande Barry White, la solidarietà, e questo va di un uomo davvero speciale, anche perché insomma uno come Barry, che ha cantato con quella voce spettacolare, un peccato non ascoltare un brano di Barry White. Ascoltiamo un brano di Barry White adesso, oltre che la canzone di Love Unlimited Orchestra ci sta bene. Però una canzone di Barry White non l'abbiamo ascoltata. Proviamo a sentire qualcosa di Barry? Sì, quella che ha preso. Quella che è famosa, la più famosa, eh? Vediamo un po', Barry White, la più famosa, vediamo se la sai. Vediamo se la sai. Ce l'ho, ma... Vediamo se ti ricordi il titolo, che dici? L'ascoltiamo e la vediamo pure, che dici? La facciamo vedere? Allora facciamo vedere la canzone di Barry White, You're the First, You're the Last, My Everything, che era un pezzo bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora, Love Unlimited Orchestra la mettiamo un po' nel cassetto, la chiudiamo questa pagina e apriamo un grande... Chiudi la busta. Ecco, adesso chiudiamo la busta, bravo. Bravo, bravo Raffaele, mi hai dato l'input. Dal vivo l'ascoltiamo, dal vivo. Eccola qua, sentite un po' il grande Barry White. You're the first, you're the last, my everything, dal vivo, vai Barone!
sentite che musica indimenticabile, è successo. Sentite che voce, che voce. Andiamo a posto questo disco. Like you. Che bella. Minimo 40 anni fa è stata scritta sta canzone. Minimo 40 anni fa. Forever. You're the world. My grande, grande Barry White, grande Barry White, uno spettacolo di voce, una grande musica, un inizio scoppiettante con questa canzone, quando si vuol far ballare, quando si vuol far gioire le persone, vero Raffaele? Che, sì, ne sì, che sì. Te ne pare di questa trasmissione oggi? Che te ne pare? Chiediamo al barone, che gliene pare di questa trasmissione, barone? Per me è ben number one, number one. Assicurato, divertimento assicurato, radio show, divertimento assicurato, occhio alla penna. Allora, ieri abbiamo parlato in modo molto approfondito del barone Girasole, della sua storia, del come nasce, come nascono i magazzini 78, ne abbiamo parlato ieri, e soprattutto abbiamo anche chiacchierato piacevolmente con mio padre della storia del Leone. Gli abbiamo raccontato un po' tutte queste cose che sinceramente credo sono interessanti da seguire e da ascoltare, perché per molte persone uno dice: ma com'è nata sta storia, com'è successo? Ecco, siccome molte, la trama di una volta tende anche a diventare un po' dimenticata, ecco, tende ad essere dimenticata. Invece con questa rubrica che il mio caro amico giornalista professore Giovanni Ronco ha inserito, mi ha fatto veramente enormemente piacere, perché mi ha come dire, messo in evidenza, sì, d'accordo mio padre, però una storia reale, vera, che giustamente qualcuno può aver anche dimenticato, e preferisco farla evidenziare, come anche tanti personaggi che non sempre si ricordano. L'altro ieri, per esempio, abbiamo ricordato col mio caro amico Nicola Dragonetti il Franghino Fornar, Franghin Tared, ti ricordi Raffaele? Sì, sì. Franghino Fornar, Franghin Tared, detto Prosut. Ecco, l'articolo in questione, eccolo qua, voilà, che il mio caro amico Giovanni Ronco ha scritto, e ve l'ho lanciato proprio in questo momento nei commenti. Bello così il programma, complimenti per le immagini. Eh beh, abbiamo migliorato, cara Maria Curci, stiamo diventando una TV web in un certo senso, così almeno diamo un po' di altalenanza delle immagini, non sempre quelle statiche che erano pure un pochettino antipatiche, ma miglioriamo sempre di più. Grazie comunque all'input che mi ha dato il mio caro amico Donatello Pascale, in arte Salsa Cubana, che saluto e ringrazio pubblicamente, che questa mattina ho visto si è fatto ritrarre con la mamma. Donatello, eccolo qua, vediamo un po' se, eccolo qua, Donatello si è fatto ritrarre con la mamma, faccio vedere una bella foto della cara signora Pascale, eccolo qua, guardate un po', ah, bellissimo. Ciao Donatello, un saluto a tua cara mamma, che conosco molto bene, che è una mia cara ascoltatrice, anche a tua figlia, a tua sorella Angela, che ringrazio e saluto. Vediamo se riesco a far vedere questa immagine, eccola qua, vedete un po' l'immagine, voilà. Donatello con la sua mamma, straordinario, straordinario. Un saluto anche da parte nostra. È stato proprio qualche settimana fa, lui vive in Grecia, lavora in Grecia, e con questa, diciamo, puntatina che a Trani, che è stato proprio due settimane fa, è venuto a trovarmi e mi ha spiegato un po' come migliorare questa trasmissione con un programma che sinceramente sto utilizzando e che vede le immagini che adesso state guardando insieme a me. Grazie Donatello, e poi sempre a disposizione per qualsiasi momento. Qua
una bellissima immagine dell'articolo in questione che adesso vi mostrerò, come ho fatto ieri in tempo reale, immagini dell'articolo che il caro professor Rocco ci ha dato nell'articolo di ieri, la Trani di una volta, Nicola Cassinisi, grande leone del commercio tranese. Qui ci sono tutte le immagini, ecco, ve le scorro velocemente in modo tale da potervi far vedere. Questo è il giorno dell'inaugurazione, qui abbiamo l'anno 78, qui abbiamo la Mercedes che si fece benedire da Don Savino Giannotti, barone, te la ricordi Mercedes? Poi ancora la Giulia, vedete le targhe, Bari 28 9172, oppure quella, giocate sti numeri, oppure 48 65 65 oppure 48 65 e 65. Fate un po' un gioco all'otto, così magari se vi viene qualche vincita potete dire grazie a 78. E poi qui c'è un'inaugurazione del negozio. All'epoca c'era la parrocchia Santa Chiara, che era Don Mimì il parroco, ma questa benedizione fu fatta da Don Felice Simini, che voi vedete raffigurato accanto a mio padre e mia madre nel momento in cui ci fu l'inaugurazione. Poi ancora, questa è la prima baracca, diciamo banco vendita, all'epoca si chiamava baracca, perché infatti era una baracca per poter vendere, vedete le bambole che vendeva, le trombettine della Renam, barone, lo ciucciario del plastic, i sonaglietti, insomma vendeva. Questo signore che vedete raffigurato qui con me è il nonno Cicillo Francesco, qui accanto a nonno Cicillo mia madre Maria, che ha incontrato in questo momento, che ha sempre affiancato nella straordinaria avventura dei magazzini 78. Qui, quando si inaugurarono i mezzi, il camioncino, la targa è Bari 34 97 9 78 5, quindi giocatene anche questi tre numeri, a Bari è tutto, Bari è tutte le ruote. E qui c'è mio zio Emanuele con la zia Pinuccia. Qui abbiamo Corrado nella Caterinette di qualche anno fa con mio padre, come io ricordo benissimo, regalammo il Ciccio Bello Negro e io affiancai in quel periodo il grande presentatore della corrida, ovvero Corrado. Poi ancora qui il grande barone Girasole nella foto di 2-3 giorni fa con il leone accanto, altezza reale, guardate quanto è grande sto leone. Il leone è stato ferito ma non è morto, a vita fembacciona sangor. Grande Donatello, un saluto e un abbraccio anche a te, alla tua mamma e alla tua cara sorella. E voglio anche ringraziarvi tutti quanti voi per aver seguito questa puntata di Radio Show. Sono le 12:20, il nostro Raffaele sta facendo il diavolo a quattro, perché tra qualche istante vorrà andare a fare pranzo. A mangiare! Voglio a mangiare, oh, ten fam, ten fam, oh. Uè, Raffaele Moving. Moving. Raffaele Moving, vediamo i commenti, vediamo un po'. Dai, bravi, 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 Vittorio. Spectutcos. Bart è un personaggio. Bello, quanto quando racconti la storia di tuo padre siete una bella famiglia. Beh, questo è vero, è vero. Quella che rimane della bella famiglia, voglio precisare, Maria, che abbiamo una famiglia e quelli che hanno i problemi in tutte le famiglie. Buon pranzo, cosa prepara Maria nel pranzo di oggi? Secondo te, tu hai mangiato roba al forno oggi? Devo mangiare sempre pasta al forno. Ho capito. Senti, fammi fare una chiamata. Devo vedere un attimo. A chi? A una persona, un attimo. Faccio una chiamata. Devo sentire una persona. Posso? Sì, è donna. È donna. È anche una bella donna. Vediamo un po' se riesco a chiamare. Una bella donna, è una bella donna. Vediamo. Oh, posso chiamare una bella donna? Non fare nomi tu, stai zitto, non parlare. Stai zitto. Fammi chiamare, Bucatini al forno per Maria. Proviamo a chiamare. Sentiamo che cosa ci prepara di buono oggi. Facciamola. Non c'è niente da fare. La coinvolgiamo, capito? Proviamo a chiamare. Ta-ta-ra. Se risponde, non so se. Che di solito è impegnata. Preparare. Tranquillando, sì.
squilla, squilla. Vediamo un po' se riusciamo a farla. Scusi, che cosa prepara di buono oggi? Cosa prepara di buono? Sì, sì. Cosa prepara di buono oggi? Che prepara in diretta? Che cosa prepara la signora oggi a pranzo? Stiamo facendo un giro di telefonate. Ma scusami, lo sai, pomodori al forno. Pomodori? Cosa? Pomodori al forno. Ecco, pomodori al forno. No, perché qui c'è gente che prepara bucatini al forno. Mi puoi far vedere cosa stai preparando in questo momento? Scusa. Stanno nel forno. E voglio vedere. Faccio vedere il forno. Faccio... Ah, il forno. Si vede? Un attimo che stiamo... Si vede? Momento, momento. Un attimo. Facciamo un collegamento in diretta a casa Casinesi. Ecco qua. No, oh, non fa collegamento in diretta. Senti, stiamo vedendo. Fai vedere i bucatini almeno. Scusami. Fai vedere i bucatini al forno. Dove sta? Non fare collegamento in diretta. Voglio il bucatino al forno. Ti faccio vedere chiudo. Ecco. Che brutto vizio che c'hai. Vabbè, grazie per l'informazione. Ci vediamo dopo a pranzo, ok? Grazie. Ciao. Mamma mia, incredibile. E le bucatine al forno sono sempre una buona cosa, no? Sì. Scusa, ho chiamato casa Cassinesi, mi ha risposto. Meno male che mi ha risposto, meno male. Allora, Raffaele, dimmi. Dobbiamo ascoltare un altro disco? Che dici? Mettiamo un altro brano. Un altro brano? Prendiamo un altro brano. E prendiamo. Vedi, vuoi partire con questo? Me. Vediamo un po'. Ale, che mettiamo? Il tango dello spaccone? Ho spacco tutto. Oppure la quadriglia napoletana? O no, non so. O la tarantella, c'è una tarantella napoletana, dai. Facciamo la tarantella. Una tarantella. Accanto a Napoli. E qual è? Tarantella napoletana. Vediamo, la tarantella napoletana sta per arrivare, eh? Raffaele, prepara. Eccola. Vai, Raffaele. Signore e signori, fai Riccardo Giglio, eh. Signori e signori, buon pomeriggio. Ben ritrovati su queste magiche frequenze di anni 90. Sì, ma... Se volete... Un po' di animo. Così parlava. Se volete effettuare dei saluti, auguri e compleanno, Raffaele a vostra completa disposizione. Raffaele, non fare casino. Cioè, fa vedere, come faceva a fare casino? Batteva. Beh. Raffaele, per piacere, non fare casino. Bellissimo, davvero bei ricordi. Allora, oggi buono il pomodoro al forno, hai visto? Ragù, aspetta, c'è Michele, dice ragù di seppia ripieno, buon pranzo! Ah! Seppia ripiene, ragù e seppia. Buono. Anna Landriscina, cosa prepara di pranzo oggi? Non dimenticate di chiedere. Non è che va vendotti oggi, no? Penso di sì, dai. Probabilmente sì. È bello sapere che c'è molta gente che ci guarda, soprattutto per quella nostra puntata di Radio Show. Bene. Allora, abbiamo saputo che a casa mia si mangia spaghetti con pomodori al forno. A casa di Raffaele si mangiano... Maccheroni al forno. Maccheroni al forno. Oh, a casa di Maria, bucatini al forno il pomodoro... No, bucatini al forno. Invece a casa di Michele si mangia ragù di seppia ripieno. E ovviamente non abbiamo ancora sentito il nostro amico Luca cosa mangia a casa sua. Poi ancora aspetta che altro cos'è che ho dimenticato? Anna, cosa ci prepari oggi? Veniamo a casa tua a mangiare? Vabbè, senti, visto che abbiamo ascoltato un po' di, vediamo un po'. Oggi praticamente
tarantelle a gogo. Tango dello spaccone, 33 giri del nostro caro Raffaele che ci ha portato oggi. Guardate che bella copertina, ragazzi, davvero bella, bella. Mi piacciono queste cose. E la fisarmonica, chi è che suona qua? Vediamo un po'. Pelé. C'è un squadro. Giocatore del Brasile. Pelé. Giocatore del Brasile, vabbè, per me il giocatore del Brasile. Allora, prima di chiudere questa puntata, che siamo arrivati al termine, approfitto per fare un saluto a questi nostri amici. Ecco, vi faccio vedere le immagini. E sono il fruttivendolo di Mimmo Balducci in Via delle Tufare a Trani, pizzeria Il Grottino, panzerottificio. Grande pizzeria in piazza Domenico Sarro al numero 17 a Trani. Isabel Trani, di tutto di più, intimo uomo, donna, bambino, in via Postumia. Poi ancora società di servizi la Lusmile, che vi aspetta in via Giacinto Francia. Chiamate il mio caro amico Domenico Ferreri al suo numero di telefono, vi ricordo qual è. Velocemente ve lo date? Grazie, eccolo qua, 393 944 6692. Ricordiamo ovviamente la Lusmile. E poi ancora l'elettrauto Lucio di Savino in via Giuseppe, anzi via Giovanni Verga numero 3, Metal Serramenti in via delle Tufare al numero 32 di Giacomo di Lernia, Permaflex idee da sogno in corso al Cine dei Gasperi 19, Rivoluzione di Cambi in via Medeo 93, la città di Trani in diretta traninews.it, Armonia e Benessere Centro Massaggi Aloterapia della nostra dottoressa Angelica Ferrante in via delle Tufare al numero 30, poi Elettronica 2000, componenti elettronici ed accessori, unica sede, ribadisco, unica sede, ecco, unica sede a Trani, ve lo ripeto ancora una volta, in via Medeo numero 57. Salutiamo Maria, Domenico, René e il nostro caro Domenico, e poi ancora la Giusi, e soprattutto a proposito di Giusi c'è anche la Giusi della stazione, che salutiamo, Andrea di Lernia in piazza 20 settembre. Se non avete preparato niente non vi preoccupate, in piazza 20 settembre di fronte alla stazione c'è la Giusi della stazione, c'è il nostro amico Andrea di Lernia che vi sta aspettando per fornirvi tutti i piatti da sporto, va bene? Bovo. Allora, Raffaele, dimmi, ci sei? Copertina, siamo arrivati al tieni la copertina, siamo arrivati al termine di questa puntata. Dobbiamo ringraziare il barone che è stato con noi e che ovviamente non vede l'ora pure lui di andare a mangiare a pranzo. Bel barone, beh, una presentazione finale. Vittorio Castinesi ha presentato Radio Show. Vittorio Castinesi ha presentato Radio Show. Yes. E il barone Girasole fa gli auguri e ringrazia tutti gli ascoltatori. Guaglio, stessa idea. E occhio. Esatto. Bene, grazie a tutti quanti voi. Lanciamo la sigla finale del nostro caro Enzo Laberinto e vi rimando alla prossima occasione. Ciao a tutti, buona domenica. Ciao. Yeah. Ragazzi, senti? Occhio alla penna! È stato un piacere e ringrazio ovviamente tutte quelle persone che si sono collegate, che hanno guardato, che hanno seguito la nostra puntata. Salutiamo Rosa, oggi profumi di mare. Ah, buono, buono! La nostra amica Rosa, profumi di mare. Ah, un po' di profumi di mare, va bene, va bene, va bene. Grazie ovviamente anche a Rosa, grazie a Anna. Le lasagne, dice Anna. Sta preparando anche un bel tiramisù. Buon appetito a tutti, buon pranzo da Vittorio Cassinesi, dal nostro caro amico Raffaele. Raffaele, saluta, stai a scegliere, ne avete l'ordine a mangiare. Siediti. Oh, ciao! Lo vedete? Buon pranzo, Pernacchio, non vede l'ora di andare a mangiare. Mangi e dormi. Ma insomma. Vabbè. Grazie a tutti ancora una volta. Vi lascio alla sigla finale del nostro caro Enzo Laberinto per voi. Occhio alla penna! Chioma
bionda, così non in su, accedere anche gente che non vuole scorrere. Cosce il sole, grande scià, sembra appena uscita da un beauty bar. Vesti provocante, ma il tuo trucco sai quale, adoperi il rasoio molto spesso più di me. Oh! Che vedi solo in tv, labbra rosse, sessualità, il mio cuore per i colpi qua e là, funghi da pantera, generoso decolte, peccato che pipina fai in piedi come me. Penna.